Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Stamattina, boh, non mi ricordo cosa ho ripreso qualcosina qui e là, appunto per far vedere che portavo i ragazzi a scuola. E niente, stamattina dovevano venire i miei genitori, ma alla fine non vengono. Non vengono perché mia mamma è influenzata, non si sente benissimo. In realtà è giorni che è influenzata, ma pareva andar meglio, invece a quanto pare no. E quindi niente, un po' perché non se la sente, un po' per tutelare comunque anche noi, perché ragazzi, già con la scuola è un continuo. Da quando c'è stato il Covid, mascherine, eccetera, noto che proprio con la scuola l'anno scorso è stata una tragedia, cioè veramente un inverno infernale. Quindi sinceramente proprio andarmela a cercare, no, quindi se mia mamma è meglio che guarisca prima, poi ci vediamo. Però un po' mi spiace perché vi dico, l'ultima volta l'ho vista è appunto al funerale di nonna, quindi sinceramente avevo proprio voglia di vederla, di vedere tutti, di vedere mio papà, mia mamma, mia nonna. E quindi vabbè, niente. E ci vedremo più avanti appena sarà meglio. Io sono passata anche un attimino dal Lidl. Adesso è un po' buio, aspettate perché c'è il sole che batte dall'altra parte. E quindi accendo un attimo, vi faccio vedere, fate caso alle mie condizioni. Stamattina ho fatto solo una base, non mi sono neanche truccata perché ho detto ma sì, faccio poi dopo quando mi preparo che arrivano i miei genitori. E quindi niente, alla fine starò così, chi se ne frega, tanto ragazzo, non devo fare niente di che oggi, quindi truccarmi solo proprio apposta per il video, no. Domani vorrei, tra stasera e domani vorrei anche lavarmi i capelli perché in realtà sono puliti, ma avendo fatto le ondine con la lacca sono rimasti, specie qua sulle punte, lievemente ruvidini. E quindi, ma proprio lievemente, però mi dà fastidio, quindi li laverò. Allora, sono passata da lì e l'ho preso. Fructis, questo qua, c'era tutta la linea, sapete che ogni tanto tirano fuori. Ingredienti 96% di origine naturale, lunghezze luminose, shampoo Air Food Ananas, sì vegan, sì flacone riciclato e no siliconi. Volevo prendere quella d'aloe vera in realtà, però questo qua c'è scritto capelli lunghi e spenti, e quindi ho detto capello lungo, è un po' più specifico, prendo questo. Poi ho visto sempre della Nivea, sapete che io amo la linea Nivea, ma amo special modo questo struccante che strucca da Dio, lo provai quando ero ancora a Torino. Saranno passati più di 2 anni sicuro dall'ultima volta che l'ho presi perché costa veramente tanto, costa, è più caro di tutti gli altri sinceramente, ma strucca veramente, veramente bene. C'è scritto professional e secondo me è proprio vero, sinceramente. Qui alla Lidl l'ho trovato a 3,39 euro, una cosa del genere, quindi sinceramente ne ho approfittato e ce l'ho di scorta lì, lo tengo lì. Poi ho preso anche un Thyform disinfettante, con questo mi trovo bene per pulire i pavimenti. Però in realtà è un disinfettante multiuso perché si può utilizzare anche per pulire le superfici. Se non mi sbaglio, versare il prodotto puro sulla superficie e lasciare agire per 15 minuti al termine di sciacquare, oppure come detergente per lavelli, cucine, pavimenti, bagni, docce. Cioè, potete proprio utilizzarlo per tante cose, appunto anche per i pavimenti e un presidio medico chirurgico. Io avendo due animali, due cani, e quindi quello. E poi ho preso dei saccottini al cioccolato, che ho detto vabbè. Mi è preso un attimo di così, di tristezzina perché appunto non venivano più i miei, quindi ho detto vabbè, me la prendo un po' più con calma perché stamattina ero già partita tipo treno, ragazza, a pulire, a fare, perché comunque io quando viene qualcuno mi piace far trovare tutto in ordine, non che ci sia chissà cosa da fare, però stamattina sono partita tipo treno e io questi mini capellini li odio, mi farei la frangia già solo per non vederli. E quindi ho detto vabbè, non vengono, ho preso le briochine anche per i bimbi a merenda, così quando oggi pomeriggio so già cosa dargli e io mi faccio una colazione un po' più special, una coccolina, mettiamola così, perché adesso da ottobre vorrei riprendere, ragazze, lo so che lo dico, ma poi c'è stato nonna, poi c'è tutto questo, poi c'è tutto quello.
Non lo so, non ho ancora la forza sufficiente, non chiedetemi perché, per come, lo so che sbaglio, ma non ho la forza. È inutile che dico, ah, oh, sì, faccio la finta, no? Adesso inizio e poi mi mangio le cose di nascosto. Cioè, non sono sincera nel dirvi che non c'ho la testa, non ho la testa di... Non ho voglia, non ho proprio voglia e testa di dieta, quindi devo trovare quella cosa mentale, quella convinzione, perché se non sei convinta tu, è inutile, è davvero inutile. Devi volerlo tu, non te lo devono dire gli altri, lo devi volere tu in primis. E quindi, vabbè, ce la farò. Caffè. Caffè, di prima mattina ci vuole il caffè. E vai, senza il caffè tu dove vai? E vai caffè, scendi, descendi, dai. Ne ho messo troppo. Ne ho messo troppo. Però vabbè. Tanto ne ho bisogno stamattina perché sto dormendo in piedi praticamente. Io ultimamente non riesco a dormire. Va bene così. Faccio il cappuccino perché allora, ultimamente non mi va neanche tanto il cappuccino, vi dico la verità. Poi mi si è anche deformato il tappo, come potete vedere, quindi metterlo è praticamente inutile. E questo, dopo il caffè, si butta. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Fantastico, fantastico Roberto. Fantastico. No, comunque dopo mi faccio doccia i capelli. Non c'ho un cavolo voglia, ma devo farmi doccia i capelli. Adesso l'ho fatta ieri, ma pazienza, rifaccio per i capelli perché non mi piacciono. Non mi piace, non mi piace legarli, non mi piace niente. Ecco appunto. Vabbè, sciolti già meglio, ma boh, oggi mi vedo un po'. Sono ingrassata. Sono ingrassata, ma di brutto. Comunque, non importa, non importa. Siamo sempre in tempo a recuperare. Tra l'altro, purtroppo solo la cattiveria e la stronzaggine non si può recuperare. Poi chi deve perdere peso ce la può anche fare. Niente, ho i blackout oggi, perdonatemi. Ha finito, guardate che bella schiumetta. Ok, dal video non mi rendo mai conto, devo anche svuotare lui. E via, 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 colazione. Ho una fame. Comunque, ragazze, parlavo con una mamma stamattina della materna di Ale. Cioè, veramente, io sono allibita per pain au chocolat, per il costo comunque del materiale scolastico e dei libri. Cioè, stavamo parlando un po' che già solo per la materna, tra una cosa e l'altra, ti vanno via 100 euro, se non di più, perché poi tracciabattine che avevo già preso, fai anche 150. E per Federico non ne parliamo, nel senso che di libri siamo già sui 300 circa, 3 qualcosa, e più il materiale scolastico che avevo già preso delle cose, avevo speso 50 euro e adesso c'è di nuovo altra roba, un sacco di altra roba da prendere, cioè, ma tantissima, cioè io non pensavo, sinceramente, sono rimasta perché cavoli.
Adesso per noi non è un problema, no? Come famiglia, ma io mi rendo conto che la vita è un saliscendi, ragazze. Cioè, oggi, specie oggi, appunto, con la crisi che c'è stata, il Covid, le difficoltà che ha creato a chi lavora, e quindi tanti hanno perso il lavoro, e anche per, appunto, la guerra, eccetera. Cioè, io mi rendo conto che non tutte le famiglie possono permettersi certe spese. Cioè, quanta schiuma. Quindi non lo so, cioè, mi sembra un po' eccessivo. Cioè, io penso una volta, noi nostri nonni andavano a scuola, imparavano lo stesso. Una matita, una penna e un foglio, praticamente, e l'abecedario. I libri adesso veramente è il compassino, è il compassuccio, è la squadretta più grande, più piccola, è l'album liscio, è l'album ruvido, è la matita spessa, è la matita sottile, è la stilografica, è la gomma bianca, è questo, è quello, è il pentagramma per musica, è qui, è là, è la carta così, è la carta colà, è le mine così, è le mine colà, cioè. Anche un po' meno esigenti, secondo me, cioè, non lo so, comunque, sempre peggio. Poi guardavo un video di Eleonora Manni che parlava del discorso Nido, dove a Roma vogliono fare, scusate, prendo un attimo lo Scotex che ho dimenticato, tagli al personale, cioè io dico con tutte le cose dove si può andare a togliere del superfluo, vanno a togliere sui nidi, sulle materne, dove i bambini vanno a scuola, dove serve perché i genitori possano lavorare. Cioè, non capisco. Però è così alla fine. Per quanto ti puoi ribellare, tanto è così lo stesso. Guardate chi c'è, la mia principessina, eh? Allora, l'ho trovata in giardino oggi, Sì. che giocava nella casetta, Sì. o nello scivolo, non mi ricordo. Nella casetta. Ah, nella casetta. E nello scivolo non potevo perché c'erano cinque bambini. Ah, ho capito, cinque sono Cinque, troppi, hai cinque. fatto bene a E non non andare. potevo andare. Ah. I love you so much. Mentre loro si guardano i me contro te o ed insieme, non mi ricordo. Io monto il video, che praticamente è quello che state vedendo. Però ho iniziato a montarlo e... Ho sentito un tuono megagalattico e sono uscita a vedere e infatti piove. In realtà il meteo dava che avrebbe piovuto in realtà già il pomeriggio. Fino a domani all'una, quindi mi sa che domattina ci svegliamo io e i bambini e troviamo pioggia. Non è che mi dispiace, a me la pioggia piace. Non è un problema. Certo, il troppo stroppia, però un po' mi piace. E boh. Niente, sabato tra l'altro Fede ha un compleanno della sua amica, tra l'altro una delle sue amiche più strette, quindi sono contenta. Ovviamente abbiamo già pensato al regalo e tutto quanto. Chiudiamo tutto e poi entriamo anche perché fa freschino, sinceramente. Non vedrete assolutamente nulla. Sì, ho sciolto i capelli perché dopo un po' mi fa male la testa tenerli legati. Adesso che non fa più caldo, sinceramente ho piacere di tenerli sciolti. Li leggo proprio per praticità, se devo cucinare, pulire, eccetera. Sì, quello è ancora il peperoncione, ragazze, che quando pubblicai su Instagram questa cosa.
Una buona fetta di voi mi ha bocciato questa idea di alto design, home design. Vi dico, me ne frego, nel senso che a noi piace, quindi se una cosa deve piacere a noi, no? A noi o a voi a casa vostra. Io vi ho chiesto un po' un parere, anche se una buona fetta di voi mi ha detto anche no. Però vabbè, a noi piace. Per ora, finché non ci stufiamo, va bene così, chi se ne frega. Tanto non è che in camera da letto invito gente, quindi so, perché se ne frega. A noi sta simpatico, quindi per ora va bene così. Ah no, sembrava un tuono, invece una macchina. E niente, tra l'altro più guardo questa scrivania, ragazze, più mi piace, piace. Il legno veramente per me è fonte di relax, cioè pazzesco. Mi piace da morire e l'abbinamento legno con le lucine mi fa veramente impazzire, mi rilassa un sacco. Vabbè, niente, questo è un po' il mio angolino, anche se Riccardo appoggia sempre la sua divisa, però vabbè, sono giornate toste, sono giornate toste, infatti vi chiedo scusa se mi vedete anche un po' stremata. Ma comunque sono molto sola in questo periodo, cioè nel senso di giorno, perché per carità sono fortunata che comunque torna a casa tutte le sere, barra pomeriggio tardi, comunque le 6, tipo mezza 6 già a casa. Però contate che io mi sveglio che lui già non c'è più e quindi faccio tutto io, quindi porto i bambini, torno, pulisco casa, lavoro, perché comunque non ho solo YouTube e comunque sono un grafico pubblicitario, quindi a maggior ragione per questo che ho incrementato anche con i biglietti da visita. Prima avevo già comunque il mio piccolo giro da quando ho aperto la partita IVA, sapete che non è tantissimo che l'ho aperta, sì, praticamente un anno. Inizialmente l'ho aperta per YouTube, poi ho ovviamente col commercialista ho aggiunto anche cioè, ho aggiunto da subito quando l'ho aperta anche il codice Ateco per la grafica, perché io sono appunto grafica pubblicitaria e ho fatto anche la specializzazione per editing video e quindi sinceramente ho associato le due cose, anche perché sono molto simili. Comunque anche qua c'è da editare video, comunque una cosa creativa anche YouTube, e quindi ho colto la palla al balzo per associare tutto. E quindi niente, tra l'altro qua ho anche tutti i bigliettini. Tra l'altro, essendo che un bigliettino scorsa settimana, una lavorazione grafica, l'ho fatta ad Erika, che è una ragazza che è dolcissima, che saluto e mi segue da una vita, che mi ha chiesto appunto, sapendo che io sono grafica, mi ha chiesto di farle i biglietti da visita. Adesso questo è il mio, non so se vi ricordate, ve l'avevo fatto vedere l'altra volta. Vabbè, qua c'è il mio cellulare, quindi dato sensibile da mettere qua su YouTube, quindi non lo metto, però c'è appunto la mia mail, vabbè, c'è il mio tag di YouTube, partita IVA, eccetera. E appunto, essendo che era una di voi, mi ha taggata su Instagram e ho ripostato il lavoro che le ho fatto. Insomma, sono contenta che le è piaciuto, è rimasta felicissima anche delle stampe. Quindi le stampe non le faccio direttamente io, mi appoggio a un'azienda di tipografia di stampa che fa, secondo me, dei lavori ottimi a prezzi ottimi. E mi appoggio a loro, mi appoggio a loro, quindi io lavoro principalmente per il lavoro digitale, quindi creo grafiche, loghi, bigliettini, brochure, chi più ne ha più ne partecipazioni, matrimonio, battesimo, insomma quello che vi serve. Quindi se vi fa piacere, insomma, sono anche a vostra disposizione, visto che mi conoscete, mi potete scrivere su Instagram oppure tramite mail, insomma. Vi lascio scritta qui in sovraimpressione la mail del lavoro. Se vi fa piacere, un preventivo ve lo faccio senza impegno. E niente, quindi devo anche distribuire un po' di volantini, perché questa è una cosa in più che ho fatto fare per aumentare un po' il giro del lavoro. E magari martedì, che devo vedere Sara, vi porto con me, vado a lasciarne un po' in giro nei negozi che mi conoscono, qui anche in qualche paese più in là dove di solito frequento. E lascio qualche, sapete che tanti lo fanno, no? Di lasciare sul bancone dei negozi, quindi volevo provare un po' così. E basta, io mi sa che vi saluto qua perché non ce la faccio più.
sono stanca. Mi vado a struccare per quel poco, ma sinceramente non mi sono truccata oggi, va bene così, mi sa che non mi truccherò neanche domani. Ho messo proprio giusto un pelino di cipria di base, ma proprio manco si vede più. Però vado a pulirmi comunque il viso e mi rilasso un po' perché sono strutta. Mi sto facendo strutta, ragazzi, non ce la faccio più. Vi mando un bacione, ragazze. E niente, ci vediamo domani con un nuovissimo vlog. Come Bubi dice, vi amo. Ciao.